Salve a tutti, in questo episodio di ArchiteTube parlerò nello specifico della Basilica di Santa Maria della Salute, continuando l'argomento dello scorso video di Dorso Duro nel quadro d'insieme dei video che faccio su Venezia. Santa Maria della Salute è una delle chiese più grandi di Venezia e anche una delle più importanti e famose. Non può non essere notata data l'imponente mole e la posizione strategica che la può far vedere dal Ponte dell'Accademia, come visto nello scorso video, da Piazza San Marco, dai giardini della Biennale e da altre molte zone della laguna. All'esterno si presenta molto lucente per via del colore del marmo che risplende sotto il sole della laguna. La facciata principale si rifà a un arco trionfale. Riprende sì gli esempi del Palladio, però le enfatizza ancora di più con ulteriori statue, e aggiungendo movimento ai gradini, spezzettandoli con forme geometriche, però comunque semplificati rispetto a esempi barocchi di altre parti, come ad esempio quelli romani. Anche se in prima occhiata la chiesa può sembrare estremamente complessa e ricca, si può comunque notare che la sua pianta è ben decisa e delineata, senza tanti motivi irregolari, ma bensì dei caratteri più geometrici. Non tendono quasi mai ad osare quanto i modelli borrominiani, ma si rifanno più appunto a una tradizione palladiana. Stili come il barocco, il rococò, il neoclassico non sono mai universali, con tratti unici in tutto il mondo. Hanno bensì dei tratti che sono in comune, ma la maggior parte comunque si riadatta alla tradizione locale dei posti in cui vengono ospitate queste architetture. Anche Andrea Palladio voleva, nella sua chiesa del Redentore, costruire una chiesa a pianta circolare, ma per motivi di culto gli era stato chiesto di cambiare progetto. L'inizio della costruzione si colloca nel 1631 e il completamento avvenne nel 1687, poco dopo della morte dell'architetto, quindi lui l'ha vista quasi incompletata. La parte centrale della chiesa non è calpestabile per tutelare il bellissimo pavimento costruito da Longhena. Comunque, anche se non praticabile, si può comunque vedere molto bene la chiesa, non si sente comunque la mancanza, diciamo. La chiesa al suo interno, seppur carica di statue, decorazioni e un pavimento molto complesso, mantiene comunque un'area parecchio sobria e molto pulita, dato il bianco. Questo è il dettaglio delle particolari coperture che vanno a ricoprire l'anello esterno della chiesa, che congiungono quindi lo spazio centrale con le cappelle e gli altari laterali. Prima della chiesa attuale c'era una chiesa costruita in legno che è stata demolita perché appunto provvisoria. La costruzione è stata affidata dopo un concorso a Baldassarre Longhena, che aveva progettato la chiesa in forma di corona per essere dedicata alla Vergine Maria. Quindi la chiesa si presenta a pianta centrale con un'enorme cupola, una cosa abbastanza unica nel panorama di Venezia. La chiesa nel perimetro presenta numerosi altari, tra i più importanti l'altare dell'Assunta, con una bellissima tavola dorata incastonata di gioielli e pietre preziose. La chiesa per i suoi colori risulta molto luminosa, a differenza per esempio della chiesa del Nazareno, che è molto più cupa. La cupola non è in muratura, bensì è rivestita di piombo, ma la struttura è lignea, dato che a Venezia cupole in muratura sono alquanto proibitive. La chiesa presenta una seconda cupola sopra l'altare, non disponibile però ai visitatori, bensì solo ai fedeli che vanno a pregare. La parte dell'altare si sviluppa sotto una cupola molto più semplice e molto più piccola, tuttavia comunque molto luminosa, con ai lati due absidi molto decorati e enfatizzati da statue, e un presbiterio a tetto piano che si vede oltre un arco di trionfo molto dettagliato con due paia di colonne che per ogni lato ne sostengono il peso. La chiesa è un ex voto alla Madonna da parte dei veneziani per la liberazione della peste che tra il 1630 e il 1631 decimò la popolazione, come anche è successo per la chiesa del Redentore progettata da Palladio. In questo dettaglio è possibile vedere come la cupola in verità sia due cupole, una interna e una esterna. Fra le due ci sono queste colonne che le separano, mentre sopra c'è la lanterna. Questo è il prospetto che si vede al lato destro della chiesa. È molto più spoglio rispetto alla facciata, ovviamente più enfatizzata per via della natura formale. Sul retro sono molto più visibili i campanili gemelli, sormontati anch'essi da cupole, e la cupola minore. Tuttavia è comunque visibile la cupola maggiore. In ogni caso la chiesa risulta molto gradevole in qualunque punto di vista. Spero questo video vi sia piaciuto, lasciate un commento, mi piace, condividetelo, mi raccomando. Nel prossimo episodio parleremo ancora di Venezia, quindi restate sintonizzati.
Dato bene tutto, passo e chiudo.